Buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale nella nostra post Pescara Empoli. Cosa dobbiamo dire? Ennesima partita schifosa dei nostri ragazzi. Partita indegna. Sì, si sono impegnati, ma non possiamo perdere le partite con un rigore sbagliato in quel modo. Pettinari non lo puoi fare. Pettinari, che cazzo hai combinato oggi? Stanza fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Tuo progetto economico, però non sportivo, non tecnico. Progetto economico Pinocchio. Per tutti i tifosi biancazzurri, preghiamo, o Signore, che ami la giustizia e vegli sul Pescara, libera la tua squadra da ogni insidia nascosta e difendilo da ogni gufo manifesto, così che possa salvarsi dalla retrocessione. Insieme preghiamo. Gufi, gufi, shh, silenzio, silenzio, silenzio. Senza segreti. Bentornati, bentornati al Bentegodi di Verona. Sì, oh, ma è stata scende dalle scale. Veronese, Veronese, scendi dalla scala. Scendi dalla scala, bentornato in Serie B, Buteo. Noi questa sera non vogliamo esultare. Perché non esultiamo? Che vuoi festeggiare? Sì! Vai, porca puttana! Sì, asco dei playout! Oh, eh sì, l'asco è andato pure ai playout! Tocchi, mi stia strilla! Volevate vincere, mo' to! Buonasera a tutti, un saluto a tutti i tifosi di Pescara. Io volevo dire, questa sera io rifiutato panchina di Triestina perché mi sento di poter dare ancora tanto a gioco di calcio. Sì,
Io sapete, sono maestro, vorrei imparare ancora, amici, di giocare a calcio con 4-3-3. Quarabag. Ma che cazzo è il Quarabag? Ma che cazzo è il Quarabag? Che squadra è il Quarabag? Merkel. Voglio, ci sto rifugiando che stanno in cascetta totale, proprio in cascetta totale stanno i foggiani. Oh madonna mia, ma non avevo mai visto una cosa simile. In pratica stanno scascettando in una maniera impressionante. È per questo che stasera ci facciamo un bel video. Un bel video con Vafammo cacchi de murt. Ci facciamo questi attimi di foggianismo. Attimi di foggianismo li voglio chiamare io, perché è troppo bello vedere su YouTube, qui su YouTube Italia, tutti i tifosi del Foggia che scascettano per l'ennesima sconfitta per il nostro, con il nostro Pescara. È la cosa più bella, perché dopo quando li sento a parlare è il pesciarolo Gravillone, la peretta, lo ricordo sempre, 1-0 e Foggia a casa. Ciao ciao. Andiamo a forza 4, eh. Andiamo a forza 4, eh. Andiamo a forza. Andiamo a forza 4. Che dicevo io? Fabio Grosso, allarme rosso. Chi ti sono detti? Fabio Grosso, allarme rosso. Oh, ma oggi allarme rosso. Allarme rosso. Oh, ma che ha fatto il Verona oggi? Ha perso 4-2. Raga, buonasera, bentornati qui sul mio canale. Stasera, come vedete, guardate, 5 pere, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo preso 5 pere come i 5 acquisti del nostro Pinocchio che ci hanno rinforzato, eh. Porca di quella puttana. Porca di quella puttana. Mai. Ecco, le faccio vedere. 1, 2, 3, 4. Dopo il Brescia, 5 pere. Sembra. Ora, evidentemente, a noi la Ria del Nord ci fa male. Città della Pescara, 4 pere a 1. 4, ce ne avete 4. 4 pere. È finita. L'Ajax accede alle semifinali di Coppa dei Campioni. E anche quest'anno la Champions League la vincete l'anno prossimo. Complimenti alla Juve, complimenti. Lo squadrone dell'anno, Cristiano Ronaldo preso per la Champions League. Grandissimi. Come mai la Champions League tu non la vinci mai? Giallo-blu, dai Verona, giallo-blu, dai Verona, giallo-blu, dai Verona, Pilingu.
Verona, Piringula, solo tu, giallo-blu, giallo-blu, dai Verona, giallo-blu, 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 Piringulo, dai Verona, solo tu. Io ragazzi, è ufficiale, Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. Io non mi incazzo con chi è in campo o con chi ha giocato quest'oggi, questa partita. Definirla lo schifo più assoluto secondo me è poco. Io non mi incazzo con chi è in campo e non dovrebbe essere neanche in panchina. Io mi incazzo con questa società che sembra quasi una barzelletta. Abbiamo finito lo scorso anno con quella merda di Bruno in mezzo al campo, no? Perché mancavano i centrocampisti. Abbiamo fatto una campagna acquisti fino a un mese fa. Avevamo 12.000 centrocampisti. Arriviamo a 4 giorni all'inizio del campionato. E cosa cazzo devo vedere ancora io oggi? Cosa devo vedere io oggi? Ancora Alessandro Bruno, l'anticalcio proprio, in campo. Il Cosentino piange perché gli ha fischiato un rigore che non c'è. Voleva vincere col Pescar, invece ha segnato Galan. Ci vuole pazienza con te, non ammetti di perder mai. Ti incazzi con l'arbitro, perciò non accetti di aver perso. Il Pescara sono 5 cazzo di partite che fa schifo. Fa schifo. Occhi, le guarda e le dice prima: sto Pescara fa schifo, non gioca a calcio, non c'è un'idea tattica, non c'è un'anima, non ha un gioco di squadra, non ha come, l'amalgama, come dicevo, non c'è l'amalgama, non c'è niente, sono 11 giocatori messi lì in campo, è inutile che fai turnover, che li fai girare, cambi, non serve un cazzo di niente. Ragazzi, io sono sconcertato. Sono sconcertato perché veramente non è giusto, non è bello, non è possibile, cioè non lo meritano i tifosi del Pescara quello che stiamo passando. Non lo meritiamo. Io non mi voglio incazzare, non c'ho voglia. Porca puttana! Siamo alla sesta di campionato, Zauri, oh, sveglia! Sveglia! Ma che cazzo è? C'è un bicchino in banchina! Scarpe nere, pantalone nere, camicia nera, giacca nera! Oh! 90 minuti in banchina! A guarda che cosa! A guardare cosa! Ma lo vedi che la squadra non risponde, non gioca, non c'è l'identità, non c'è niente! Niente! Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura, è soltanto un pescarese di merda, zingaro, merda, zingaro, merda, zingaro, rom. Senza orgoglio, senza identità, Carlotte è tutto quel che ha, è soltanto un pescarese di merda. Sì.
Zingaro, merda, Zingaro, merda, Zingaro, rom. Al pescare se tu devi fare male, e se lo incontri non deve aver pietà, il catenone, l'anello con leone, lui mangia solo grazie al tagadà, madre natura un giorno lo farà, e mare modo arriverà. Sant'Antonio, pensaci tu, Sant'Antonio, pensaci tu, Sant'Antonio, pensaci tu, facci la grazia, supportaci, dacci la forza di superare anche questo weekend e questo fine settimana. Oh Sant'Antonio, Sant'Antonio, mai... Mi hai sentito in parola, mai sentito in parola, io che ti ho invocato l'altro ieri, l'altra sera prima di pescare a Benevento, mi hai sentito, ho detto solo tu ci puoi salvare, solo tu ci puoi far vincere una partita che secondo noi tutti era una partita impossibile. Oh, abbiamo vinto, io non ci credevo neanch'io ieri a quella partita che abbiamo fatto. Bastardo pezzo. Bastardo, 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 tu che stai in panchina, bastardo, incompetente di allenatore che ci ritroviamo in panchina. Mamma mia, che avevo detto io contro il Benevento, che di quello lì non c'era niente nella vittoria contro il Benevento. Che cosa vi avevo detto io? Che di quel becchino non c'era niente non c'era nella partita col Benevento. Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale 1936, sono io. Finalmente andiamo a parlare della partita, se si può chiamare partita, quella giocata ieri dal Pescara. Subito in verticale, tocco di trotta, Ninkovic, fresco, si accende Ninkovic, è partito Ninkovic, sì. C'è spazio, arrivate pure Ninkovic. La partita è arrivata. Lamento tocco di mano Ninkovic. Sì. Tocco di mano lamento. Da parte però Clemenza. Spalle stanche. Adesso sapete quante cose lamente menù lo primo tempo. Memushai. C'è sempre Zappa lì in costante sovrapposizione offensiva. Memushai Galano. Memushai. Zappa. Vuole imbucare Galano, segue palla, arriva Cavion, chiaramente non c'è più Borrelli, palloni crossati così sono molto complicati per il Pescara, per questo cerca di entrare col palleggio, a scuola delle grottaglie, qui bel recupero di Busellato, Galano si gira sul suo mancino, poi chiama i compagni, in particolare Memushai. Mezzo a 4, finale di rigore, Memushai. Non è finita, Bocic, Masciangelo, Memushai. Gol! A 10 dalla fine, manda avanti il Pescara! Non so se lo vale a tirare. Scamacca! Toh! Ragazzi, io spero che il video vi è piaciuto, quindi mi raccomando, supportatemi, pollice in su se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Spero che mi manca un iscritto per arrivare ai 3000, mi manca un iscritto, siamo 2999, spero che questo iscritto ci sia stato. Vi ricordo che mi potete fare donazioni per far sì che io acquisti questo benedetto microfono per la mia GoPro. Come vedete mi sto attrezzando, quindi se volete in tutti i miei video c'è il link per farmi la donazione tramite Streamlabs, tramite PayPal, da a partire da un euro, quello che volete, quindi le donazioni sono ben accette. Scusatemi se non ho risposto a nessuna delle vostre, i vostri commenti o delle vostre domande, ma sto facendo la live con la GoPro e non riesco
a visualizzarlo. A casa probabilmente, se la facevo col PC davanti, avrei detto, avrei visto lo streaming in diretta e avrei risposto. Quindi vi chiedo scusa per questo inconveniente, ma non si può avere tutto dalla vita. Intanto ho provato a fare questa nuova esperienza. Spero che questa live vi sia piaciuta, spero che il mio video sia stato apprezzato. Vi auguro una buona domenica a tutti. Raga, forza, perché dobbiamo tutti quanti insieme sconfiggere questo coronavirus e speriamo che il campionato arrivi al termine. Ciao a tutti, vi auguro una buona domenica, buona serie B a tutti e sempre forza Pescara.